Ciao ragazze e ragazzi, bentornate e bentornati sul mio canale. Allora, con questo video voglio parlarvi dei miei prodotti indispensabili versione estate 2014. La Lolla, mitica, ti adoro Lolla, sei una delle mie YouTubers preferite. Un bacio. Ha lanciato questo tag dei video degli indispensabili estate 2014 e anch'io mi voglio unire al gruppo. Allora, questi indispensabili si dividono in sei categorie: sono hair, skincare, makeup, corpo, fragranze e unghie. Iniziamo subito con i capelli. Allora ragazze, per i capelli abbiamo il B&B Hairdresser di Bumble & Bumble che avete già visto in un precedente video. Se siete interessate a tutte le qualità e i pregi di questo prodotto, di questo Invisible Oil che può essere utilizzato sia prima della piega che dopo, vi lascio il link al video dove ve ne parlo più approfonditamente. Ormai il prodottino sta per finire e verrà riacquistato sicuramente perché, ragazzi, è un prodotto buonissimo. Come del resto lo sono tutti i prodotti di Bumble & Bumble. Passiamo allo skincare e, ragazze, vi voglio consigliare due prodotti: un idratante e un contorno occhi che sto utilizzando ormai da almeno un mese, con cui mi sto trovando benissimo e mi sento di consigliarveli perché sono due prodotti veramente buoni. Allora, per quanto riguarda l'idratante, sto utilizzando della linea Ibuki della Shiseido l'emulsione idratante lisciante. Come dice la parola, è un'emulsione, quindi ha una consistenza molto leggera, bastano 3 gocce in tutto il viso, si assorbe immediatamente. È consigliatissimo per le pelli miste e sensibili ed è un prodotto senza parabeni e fosfati all'interno, quindi diciamo un inci piuttosto buono e rinnova la superficie della pelle rendendola morbida, uniforme e rivelandone la naturale luminosità. Nella linea ci sono anche il contorno occhi, il detergente e il tonico. Comunque, questa emulsione è stra buona, stra consigliata. Per quanto riguarda il contorno occhi, invece, sto utilizzando questo della Lierac, della linea Coherence, il contorno occhi. La linea Coherence è la linea, sentite come parlo perfettamente il francese, cioè se, sembro francese, insomma, non c'è dubbio. Allora, questa linea Coherence è la linea per le prime rughe, per diciamo una pelle tra i 30 e i 35 anni. È un prodotto buonissimo perché attenua le rughe, distende le palpebre, insomma, fa un ottimo effetto sulla pelle e ha un'ottima assorbenza, quindi ne basta una quantità piccolissima e soprattutto al mattino, quando poi ci si trucca, diciamo quasi immediatamente dopo, ha un'assorbenza quasi immediata, direi ottimo anche questo prodotto. Allora, passiamo categoria make-up. Allora, categoria make-up ho pensato indispensabili, estate, ci si trucca un po' meno compatibilmente, insomma, con l'abbronzatura, col caldo, eccetera. Allora, ho scelto 3 prodotti di massima e sono, allora, il mascara, e il mascara ho scelto Le Volume de Chanel in nero. È un ottimo mascara, ne ho già parlato in precedenza perché mi piace veramente tanto. Ha un'ottima funzione volumizzante e separa bene le ciglia, le incurva, è un ottimo, ottimo mascara. Poi passiamo alla categoria blush. In questo caso ho scelto come indispensabile per l'estate Coralista di Benefit, che è un blush di color pescato rosa, leggermente satinato, che quindi può, oltre alla funzione di blush, anche avere quella di illuminante. Sta bene sia alle ragazze che comunque sono abbronzate, sia a quelle che durante l'estate preferiscono rimanere pallide. Passiamo infine alla categoria rossetti lip gloss. Allora, ho scelto come rossetti
indispensabili, comunque i miei preferiti sicuramente, questi due che sono gli Exotic Shine Lipstick di Kiko, di cui anche di questi vi ho già parlato diffusamente. I colori in questo caso sono il numero 3, che è questo corallo bellissimo, e il numero 4, che è questo rosso, diciamo classico, un rosso lacca, molto belli perché hanno un finish molto bagnato, brillante. E bellissimi sia con l'abbronzatura sia senza abbronzatura. Terminiamo per il make up con questo lip gloss, che è uno dei miei preferiti in quanto ha questo colore nude satinato leggermente rosato, che è Sugar Bomb di Benefit. Continuando invece abbiamo le categorie corpo. Allora, nella categoria corpo indispensabile per l'estate 2014 mi sento di consigliarvi, ragazze, la YN Tropics After Sun Butter, Body Butter, quindi burro per il corpo dopo sole, nel profumo Exotic Coconut, scusate. E insomma, allora, ha potere idratante fino a 12 ore, dice... agenti ultra idratanti lasciano la tua pelle morbida come la seta, avvolgendola in un fresco ed esotico profumo di cocco. Allora, si assorbe immediatamente, lascia questo profumo, ragazzi, il profumo di Hawaiian Tropics è il profumo dell'estate, è il profumo delle vacanze, è troppo buono, è troppo bello annusarsi, sentirselo addosso, è veramente fantastico, ha un'assorbenza, una consistenza deliziosa, quindi permette di rivestirsi poi immediatamente dopo l'applicazione. Poi passiamo categoria fragranze e profumi. Allora, io in generale uso poco i profumi, però vabbè, questo è il mio profumo preferito. Ufficialmente dichiaro che il mio profumo preferito è Daisy di Marc Jacobs. Marc, se non esistessi tu e i tuoi profumi, io non sarei nulla. Scherzo. Ragazzi, allora, il mio profumo preferito è Daisy. E quest'estate utilizzo il profumo solido, che è chiuso in questa margherita meravigliosissima. E per aprirlo basta farlo ruotare e si apre, all'interno si trova il profumo solido, lo si prende con un dito, lo si sfrega e lo si mette, diciamo, dietro le orecchie, nei polsi, eccetera, e ha lo stesso potere profumante, diciamo, dell'eau de toilette classico. È bellissimo perché è piccino, quindi lo si può portare tranquillamente in borsetta e fa quasi... non dico design, però insomma, è proprio bello a vedersi, bello, grande Marc, sei il numero uno. Terminiamo ragazze, con i due smalti che ho utilizzato di più quest'estate e continuerò a utilizzare ancora nel prossimo mese, dai. Allora, sono questi due bellissimi colori. Entrambi di essi, vi dico subito i colori. Allora, questo rosso bellissimo corallo eccetera è Geranium, questo invece che in fotocamera in realtà sembra più chiaro ma è un bluette carichissimo, sono esattamente, adesso ragazzi, gli stessi colori che si trovano nella collezione Dior Transat, esattamente gli stessi, perché è il bluette carico e il rosso leggermente geranio, vabbè. Quindi se volete una buona alternativa che costi tre volte meno forse, almeno la metà, eccoli di essi. L'altro blu invece, scusate ragazze che mi perdo nelle chiacchiere, si chiama Butler Please. Sono prodotti buonissimi perché la S, sappiamo, insieme all'OPI sono gli smalti per le professioniste per antonomasia. Quindi insomma, se applicate prima la base, due passate di questi smalti e poi il top coat, per 5-6 giorni tutti vi durano perfettamente. Allora ragazze, ho
terminato questo video, spero che in qualche modo vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto ovviamente, mettete un bel mi piace se ovviamente questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e seguitemi sempre numerosi. Vi bacio tutti, ciao!